Forza papà, che è tardi. Forza, quasi quasi è colpa mia. Ciao a tutti, mi chiamo Giulia, ho 9 anni e frequento la quarta B dell'Istituto Comprensivo Giacinto Romano di Eboli. E per mia sfortuna sono sempre in ritardo. Avanti. Buongiorno. Giulia, non è possibile, è sempre la stessa storia. Arrivi sempre in ritardo. Vi prego, maestra, scusatemi per il ritardo. Vi prometto che da domani arriverò puntuale. Purtroppo la sveglia non è suonata. Giulia, io non capisco, i tuoi compagni sono sempre puntuali e tu arrivi sempre in ritardo. La prossima volta ti metto una bella nota. Linguaccia mia, stai zitta, non farmi replicare. Se non l'avete capito, quella è la mia maestra di matematica. È sempre la solita permalosa. Per fortuna io amo tanto studiare e a scuola vado sempre molto felice. In classe ho tanti compagni ai quali voglio un mondo di bene. Lì in fondo c'è Vito, il giocherellone. Gli piace tanto giocare e sorridere a tutti. Che bel tipo, eh? Serena, la golosona, le piace tanto mangiare. Come la capisco! Miriam, la timidona, si nasconde sempre, anche senza motivo. Marina, Miss Design, lei è la nostra Picasso, esplosiva con i suoi disegni. Io li adoro. Vittoria, Miss Penna, ha una miriade di penne colorate sempre con sé. E poi ci sono io, Giulia, la ritardataria, ma questo l'avevate capito. Ah, dimenticavo, la mia preziosa compagna e amica del cuore, Arianna. Io e Arianna siamo amiche per la pelle, ci aiutiamo a vicenda. Le voglio un mondo di bene e so che anche lei me ne vuole tantissimo. Ed entrambe condividiamo la passione della danza e del teatro. Il più delle volte io aiuto Arianna a risolvere le moltiplicazioni. E non parliamo delle divisioni a due cifre, che sono terribili anche per me. Stiamo però attenti a non farci scoprire dalla maestra, sennò per noi è finita. Aspetto con ansia l'ora della merenda, così posso trascorrere del tempo con lei e chiacchierare, ridere e prenderci in giro. Di nascosto, quando la maestra è distratta, ci scambiamo un pezzettino delle nostre merende, perché a noi piace condividere tutto, proprio tutto. Ci scateniamo così tanto che ci fermiamo solo quando parte un forte rimprovero. Giulia, Arianna, ora basta! E così siamo costretti a fermarci. Io, Arianna e Gianluca eravamo appena rientrati in classe quando mi accorsi della presenza di un disegno sul banco di Arianna. Giulia! Giulia, il disegno è per lei e non per te. Non mi piace affatto, è bruttissimo. E poi tu sei solo un'illusa, non sei affatto una brava ballerina. Anzi, io sono più brava di te in tutto. Ho 9 in tutte le materie ed è una vergogna che alla tua età non sai fare le divisioni. Io sono perfetta in tutto. Io credevo che tu fossi un'amica. Sei cattiva e invidiosa. Da oggi non ti considero più la mia amica del cuore. Non me ne importa niente, né di te né di quel bruttissimo disegno. Non so che cosa mi stava capitando, non so nemmeno perché avevo reagito in quel modo così mostruoso. Forse Gianluca mi ha stuzzicato troppo e non sono riuscita a controllarmi. E così, da allora tutto cambiò nella mia vita, in peggio, ovvio. Arianna, non la pensare a Giulia, stai con noi, ti divertirai molto di più. Se ti ha detto quelle cose vuol dire che non ti vuole veramente bene. Ma no, dai che farete pace. È
Ero diventata così triste e sola. In classe tutti mi evitavano e non facevo altro che pensare a come rimediare a quel gesto e a quelle orribili parole dette. Giulia, ma cosa ti succede? Sei così strana. È successo qualcosa di grave? Ne vogliamo parlare? Mamma, è tutta colpa mia. Ho sbagliato, lo so. Ho detto parole orribili ad Arianna. Vorrei tanto rimediare, ma ho tanta paura che lei non mi perdonerà. Brava, sei consapevole dei tuoi errori e so anche che riuscirai a far pace con Arianna. Devi solo trovare il modo e sono sicura che ci riuscirai. Lo spero tantissimo. Aver parlato con mamma mi aveva aiutato tantissimo. Mi sentivo più forte e di sicuro avrei trovato un modo per fare pace. E così decisi di scriverle una lettera. La paura è un incantesimo potente che va spezzato con un po' di coraggio. Cara Arianna, so di averti deluso tantissimo e ti chiedo scusa. Mi manchi tanto e vorrei riabbracciarti. Spero che tu possa perdonarmi, ti voglio bene. PS, se vuoi essere di nuovo mia amica, ti aspetto domani pomeriggio in piazza, dietro la statua dei leoni, come ai vecchi tempi. A domani, Giulia B. Sigillò la lettera con cura e il giorno dopo gliela nascosi nello zaino, senza farmi accorgere da nessuno. Dovevo solo sperare in un miracolo. Aspettavo Arianna da tantissimo tempo, ma a causa della mia sbadataggine non avevo indicato l'ora. Avevo portato con me il portafortuna che Arianna mi aveva regalato il giorno del mio compleanno e lo stringevo forte. Lo sapevo che non mi avrebbe perdonata, lo sapevo. Giulia! Giulia! Grazie di avermi perdonata, mi sei mancata tantissimo. Io ti voglio bene, anche tu mi sei mancata tantissimo. Tieni, questo è per te, Marina lo ha disegnato per noi. Ma guarda, è bellissimo, siamo le due, siamo due amiche sorelle per sempre. Da quel giorno ho capito che anche noi bambini, quando siamo arrabbiati, possiamo ferire le persone alle quali vogliamo bene. Ma il coraggio di chiedere scusa è un atto di immensa forza e di umanità che ci induce a riconoscere i nostri errori. Chiedere scusa vuol dire essere piccoli, ma grandi e soprattutto consapevoli che non siamo perfetti. Chiedere scusa richiede coraggio e ha coraggio solo chi usa il cuore in ogni luogo e in ogni istante della vita, per sempre. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not